Cari amici, buonasera. Sono le 16:47, siamo tutti, l'Italia tutta, in fremente attesa della chiacchierata di Berlusconi. È stata rinviata di 2 ore perché ha sostenuto lui e i suoi consiglieri non voler influenzare le borse. Influenzarle in senso negativo o in senso positivo. Se riteneva che le sue chiacchierate, i suoi programmi fossero in senso positivo, prima avesse fatto questa conferenza, meglio era. Quindi, facendola alle 3, poteva influenzare in senso positivo le borse. Evidentemente non è molto convinto della positività delle parole che dirà. Io presumo che faccia il solito riepilogo, non propositivo, tantomeno costruttivo e ancor meno convincente di tutto ciò che è stato fatto. Presidente, qui non si parla di ciò che è stato fatto, non è più necessario parlare di ciò che è stato fatto. Quello che è stato fatto ha portato a quelle conseguenze che stiamo vivendo. Cominciamo a parlare di quello che è necessario fare, di quello che bisogna dire in maniera chiara agli italiani quali e quanti sacrifici si dovrà sopportare. La smetta di parlare di un passato che gli italiani stanno cercando di dimenticare, ma lei ce lo sottopone come minestra quotidiana. La prima cosa che dovrebbe fare lei, finita la conferenza stampa e avendo fatto un'autocritica, non importa che la esterni, la faccia, e considerare qual è la situazione attuale, ripeto, la cosa più intelligente che potrebbe fare, una volta uscita di lì, salire al Quirinale e rassegnare le dimissioni. Esca con dignità, quella dignità che fino ad ora non le è interessato, quella dignità che ha perso con l'ultima boutade, dal processo breve al processo lungo, ma lei sta prendendo in giro se stesso più che gli italiani e non si rende conto che tutta l'accolita di personaggi che ha intorno la stanno rigirando come un carosello, se ne stanno usando di lei per un loro nemmeno tanto recondito interesse. Salvi gli italiani levandosi di torno. Arrivederci.